Va bene. Inizi tu? È uguale. Volete? Sì, volentieri. Buonasera a tutti, benvenuti. Stasera ci troviamo a fare sintesi di questa prima fase di lavori che ci ha visto coinvolti nell'ambito di questo percorso di progettazione partecipata che abbiamo chiamato Un cuore per Marte, proprio perché, come abbiamo avuto modo di raccontarvi quando abbiamo dato avvio a questo percorso, l'intento era proprio quello di ragionare, di riflettere su quale potesse essere l'uso, il destino dell'edificio che in tempi recenti è passato nelle disponibilità di mani, è passato nelle disponibilità del comune, la palazzina che diciamo così è immediatamente adiacente alla struttura sportiva di Campo Marte, e quindi da lì abbiamo ritenuto che si potesse cominciare a riflettere su quello che può essere il destino, l'uso di questo immobile. Avevamo detto però fin dall'inizio che ragionare su questo, che può diventare diciamo un cuore, o il cuore è il parco, questo poi lo vedremo un po' nel corso del racconto dell'esito del lavoro del percorso che è stato fatto, ecco, ragionare sulla palazzina ci ha inevitabilmente portato anche a ragionare sul parco, e infatti qualcuno ha detto forse il cuore vero di Campo Marte è proprio il parco, e quindi l'edificio è un accessorio, è un elemento importante, ma io credo che la cosa sulla quale è più ragionevole riflettere è sull'insieme, va bene, del complesso, ed è quello che vi abbiamo proposto di fare. Vi abbiamo proposto di fare questo percorso anche se magari non avevamo all'inizio, e non li abbiamo ancora neanche oggi, tutti gli elementi per arrivare poi ad una decisione. Qualcuno ha fatto osservare che un elemento di debolezza di questo nostro trovarci a ragionare sul destino della palazzina, un elemento di debolezza sia costituito dal fatto che non si conoscono le risorse a disposizione per intervenire. Beh, io non sono d'accordo su questo, credo che non sia un elemento di debolezza il non sapere quanti soldi abbiamo a disposizione. Io vi ho invitato l'amministrazione, il sindaco e il mio collega Gigi Fonda, vi abbiamo invitati a venire a condividere con noi un percorso per ragionare sulle funzioni. Non preoccupatevi dell'aspetto economico, non perché non sia importante, ci mancherebbe, sarebbe da diciamo così persone non diciamo corrette non porsi anche il problema che poi dopo servano delle risorse. Le risorse le troviamo, però ragioniamo prima di tutto su che cosa vogliamo che ci stia lì dentro, su cosa vogliamo ci sia nella palazzina e nel suo intorno, nel parco. Concentriamoci sulle funzioni, il che non vuol dire neppure però costruire un libro dei sogni. E io credo che questo l'avete dimostrato voi lavorando ai tavoli, e vi ringrazio per questo. Non avete comunque fatto dei voli pindarici immaginando degli interventi che non potremo mai permetterci, e che quindi da buoni amministratori non saremo mai di fatto in grado di portare avanti.
Però ecco, io credo che sia stato fatto in queste settimane un lavoro davvero prezioso, confrontandoci su quelle che sono, sì, magari delle criticità sull'uso e sugli aspetti, sulle funzioni che sono presenti e sulle funzioni magari future che potranno esserci. Ci possono essere delle criticità, ma ci sono anche enormi potenzialità che voi avete ben messo in evidenza. Adesso si tratta di capire in che modo fare sintesi tra tutti questi elementi che sono emersi dal tavolo, dai tavoli di lavoro. Non guardate però a questa serata come un punto di arrivo, perché non lo è assolutamente, se non altro per il fatto che appunto ci sono ancora tanti aspetti da declinare. Quello finanziario è uno di questi. L'avevamo detto però anche con il sindaco quando ci siamo trovati là, quando abbiamo dato avvio a questo percorso, abbiamo detto facciamo due incontri, poi troviamoci, ma se serve, se ci rendiamo conto che è necessario sedimentare, ragionare ancora un po', riflettere sugli elementi che stasera vi verranno portati, poi ci ritroviamo, lasciamo magari passare luglio e agosto, che sono i due mesi in cui forse è un po' più difficile riuscire a trovarsi tutti insieme, e poi a settembre rifacciamo il punto per capire come procedere e per dare l'input più efficace a chi poi dovrà tradurre le idee che sentiremo oggi, che sono uscite dal nostro lavoro, in una progettualità concreta. Quindi da parte mia un grazie per tutto quello che avete fatto fino ad ora e quello che mi auguro continuerete ancora a fare insieme a noi in questo percorso. Do la parola a Gigi. No, dai, no, fa per ascoltare, semmai dico due cose dopo, insomma. Ringrazio gli assessori e ringrazio tutti voi per essere qui. Ci scusiamo per questo inizio un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, però siccome vi conosco quasi tutti, vedo che siete per la maggior parte i partecipanti a questo lavoro, cercherò di essere più veloce possibile nel riassunto, diciamo così, delle puntate precedenti, anche se vi chiedo di aver pazienza se devo farlo questo percorso, anche perché abbiamo qui una ripresa video e stiamo appunto confezionando un documento che potrà servire in futuro a chi non ha partecipato per ricostruire questa bella e appassionante storia. Volevo riallacciarmi al discorso dell'assessore Tiboni in merito al tema della partecipazione. Questa è una modalità operativa che è molto cara all'amministrazione comunale attuale e che è stata individuata e riconosciuta come uno strumento utile ed efficace per accompagnare i processi di pianificazione e di progettazione delle opere pubbliche, delle trasformazioni urbane e anche, in questo caso particolarmente, mi piace dirlo, delle rigenerazioni urbane, perché ci troviamo di fronte a un edificio che è stato dismesso per tanti anni e che ha bisogno e urgenza di essere rimesso in vita. Noi di Urban Center crediamo molto nella partecipazione perché pensiamo che sia una ricchezza. Lavorare con i cittadini è un modo per raccogliere tutte le sollecitazioni, le idee, le proposte, le esperienze che da tecnici magari esperti di progetti non potremmo mai avere, non potremmo raggiungere da soli. Quindi ci piace l'idea e vi ringraziamo di aver dedicato il vostro tempo a dare un contributo a quello che è il processo decisionale.
E mi piace qui riprendere anche un concetto espresso dall'assessore Fondra nel corso della prima assemblea, quella dove ci siamo trovati per la prima volta a parlare di questo percorso, che in una frase si può sintetizzare così: partecipare non vuol dire decidere. Perché? Perché noi raccogliamo, noi creiamo molteplicità, noi diamo tante soluzioni con le possibili alternative, con i pro e i contro delle varie alternative. I nostri amministratori, i nostri politici hanno il compito, con questa ricchezza di alternative, di prendere le decisioni. Ci tengo a fare questa puntualizzazione perché è un tema di democrazia molto importante e molto delicato. Questo non vuol dire che noi abbiamo detto di tutto e di più e che vale tutto. Noi siamo un gruppo, è vero, ristretto, però un gruppo significativo, perché molti di voi sono cittadini che hanno vissuto, che conoscono il Campo Marte, altri sono in rappresentanza di associazioni e realtà attive sul territorio, quindi noi possiamo dire che il gruppo è stato, il gruppo delle persone che hanno aderito conta circa 110 persone, di cui che effettivamente poi sono scesi in campo, sui tavoli a lavorare con noi, diciamo una media di una trentina di persone per ogni incontro. Ma questo numero non è un numero basso, perché appunto molti si facevano da portavoce di interi gruppi di cittadini, e questo è importante dirlo. Ciò nonostante, non possiamo considerarci un campione significativo a livello di città, cioè non possiamo dire che noi rappresentiamo tutti i cittadini di Brescia, e quindi i nostri risultati verranno portati al tavolo, hanno trovato alcune convergenze che adesso vi diremo, ma è importante pensare che non è l'unico punto di vista, probabilmente ci sono altre realtà anche fuori di qui che possono pensarla in modo diverso. Allora, brevissima carrellata che serve soprattutto al nostro video. L'ambito territoriale di riferimento è Campo Marte, come sapete è un campo che è stato di proprietà del Demanio e che nel 2007 è stato acquisito in proprietà dal Comune. Da quell'anno in avanti sono stati sviluppati un progetto partecipativo da Marte a Martina, che ha individuato quali interventi fare per trasformarlo in un parco cittadino, e questo è lo stato di fatto oggi. Qui quello che vedete sono alcuni interventi che in quel progetto partecipato erano stati sollecitati, quali ad esempio la recinzione, e altri che invece sono ancora depositati in quel progetto e che richiedono di essere ripresi in mano e portati avanti. Nel cerchio rosso vedete dove è collocata la palazzina, tutti voi lo sapete, l'avete vista, l'avete conosciuta. Alcuni di voi l'hanno anche vista all'interno, perché è stato organizzato un piccolo sopralluogo. È stato fatto da parte dello staff di Urban Center un rilievo strumentale che mancava, quindi anche questo è un documento prezioso per l'amministrazione, perché sono tante ore di lavoro ed è un lavoro molto ben fatto. E passiamo velocemente a come è stato organizzato il nostro percorso. Più fasi, una fase preliminare dove ci siamo trovati, diciamo così, in back office come staff di ufficio, che ricordo è composto da me, che sono Elena Pivato, da Giovanni Chinnici, che con me lavora e coordina l'Urban Center, e poi da uno staff di laureandi, studenti, ricercatori, universitari, che sono seduti qui in platea, che mi piace nominare perché hanno lavorato tanto, bene e in un modo eccezionale, e che sono Giulia Filippini, Marta Guidi, Paolo Lopopolo e Marco Tononi. In questa fase preliminare noi abbiamo raccolto tutto quello che era disponibile sul campo e sulla palazzina, abbiamo costruito un documento che si è chiamato quadro conoscitivo, che è disponibile su internet e che è stato presentato nel corso della prima assemblea, e da lì abbiamo iniziato la fase cosiddetta organizzativa condivisa, dove ci siamo confrontati con voi. Le tappe le conoscete: c'è stata una conferenza stampa di avvio, un'assemblea, due laboratori, e questa è l'assemblea finale.
e ci sarà infine una rendicontazione di tutto il lavoro che non è pronta stasera sotto forma di documento, ma che nei prossimi giorni verrà completata e confezionata anche alla luce di eventuali vostri correttivi che vi invitiamo naturalmente a sottoporci. Questa è una carrellata veloce, quindi 27 aprile, alcune immagini di quel giorno, di quella conferenza che sembrava riservata ai giornalisti, invece ha avuto una bella partecipazione, eravamo quasi un centinaio di persone, dove appunto il sindaco ha dato il via, come ben già illustrato dall'assessore Tivoli. 5 maggio 2016, l'assemblea di condivisione con il racconto dello stato di fatto, quindi la conferenza e poi soprattutto lo spazio che è stato dato a voi. Abbiamo preso appunti e verbalizzato i vostri interventi, quindi questi saranno riportati nel report finale. E al termine di quella giornata, se vi ricordate, era stata fatta anche una votazione del logo sulla base di una serie di proposte che erano state sviluppate dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia. Con le votazioni che si sono svolte in tre fasi diverse, una fase quella vostra, una fase quella degli studenti dell'Accademia stessa e una terza fase quella dello staff dell'Urban Center, è uscito come logo maggiormente gettonato e votato questo, che riporta una casetta tra gli alberi. Primo laboratorio, 12 maggio, un laboratorio che si è impostato sul concetto della vision. Il metodo che abbiamo pensato di applicare è un metodo che è riconosciuto tra i metodi partecipativi, è il metodo del World Café, significa realizzare un ambiente gradevole, conviviale, che metta a proprio agio i partecipanti e che consenta loro di liberare le idee. Tanto è vero che sono tanti piccoli tavoli dove non c'è il facilitatore che sta con il fiato sul collo, diciamo così, al tavolo dei partecipanti, ma è una attività progettuale autogestita. Cosa è successo? Si sono formati 7 tavoli e l'unico stimolo da parte dello staff di Urban Center è stato quello di suggerire delle domande che erano semplici, perché una era sulla identità del parco e l'altra sulle possibili funzioni della palazzina, ma domande che si sono rivelate potenti. Perché? Perché sono riuscite, evidentemente, e l'abbiamo scoperto dopo, a stimolarvi a sufficienza. Sono riuscite a generare quella molteplicità di idee e di contributi che poi hanno reso efficace e ricco il laboratorio. Qui vedete le due domande esattamente come erano state formulate e alcune immagini di come si sono svolti i lavori. Vedete che il clima è veramente molto piacevole e noi siamo stati contenti di riconoscere questa situazione così bella. Questi ragionamenti sono stati scritti da ognuno di voi sulla cosiddetta tovaglietta del bar, quindi tovaglietta classica, quella proprio che si usa al ristorante, è diventata alla fine un cartellone e noi tutti li abbiamo poi appesi in questa stanza in una cosiddetta assemblea plenaria, dove ogni custode di tavolo ha fatto da portavoce degli altri e ha raccontato che cosa si era discusso. Come vedete sono tovagliette che riportano post-it, riportano disegni, riportano addirittura in alcuni casi delle realizzazioni in 3D. Questo è stato un bambino che era l'unico rappresentante, diciamo, dell'età giovanile che si è sbizzarrito addirittura in un piccolo plastico. Tutti questi tavoli, tutti questi lavori sono stati puntualmente ritrascritti frase per frase. Poi le frasi sono state elaborate, ci abbiamo messo come staff circa 10 giorni a prendere tutte le frasi e a metterle a sistema, per così dire, e siamo arrivati a una sintesi che era per noi la migliore possibile. Ovviamente si potrebbe sempre fare meglio, però abbiamo individuato 3 aree tematiche: l'area delle attività del parco, che abbiamo diviso, come vi ricorderete, in attività leggere, quelle gialle, in eventi di media piccola scala, quelle arancioni,
e in eventi di grande scala, quelle rosse. Poi abbiamo individuato l'area tematica degli interventi strutturali necessari per il parco, quindi tutte quelle cose che il parco necessiterebbe: sistemare i campetti, le panchine, l'area canini, di per gli uccellini, piuttosto che interventi strutturali. Ed infine la terza area tematica, quella delle funzioni per la palazzina, anche queste divise per aree tematiche piuttosto che per concetti e destinazioni. Cosa ne abbiamo fatto di queste aree tematiche? Abbiamo prodotto due cose diverse. La prima, un questionario che è stato sottoposto ai partecipanti del laboratorio successivo. E veniva chiesto a ogni partecipante di dare una sorta di preferenza, voce per voce, a queste frasi, a queste aree tematiche che avevamo individuato. La seconda cosa che abbiamo fatto è stato di realizzare queste carte colorate, cosiddette carte opzione, che ricalcavano le stesse identiche voci emerse dal laboratorio 1. Le carte opzione sembrano delle carte del Monopoli e fanno riferimento a un'altra metodologia partecipativa conosciuta, si chiama Planning for Real, e è un modo di partecipare che scende un pochino più di scala, ragiona su dei modelli, su delle grandi mappe, e invece della tovaglietta di tavolo questa volta si aveva una vera e propria mappa. Per quanto riguarda il campo Marte era in scala, per quanto riguarda la palazzina invece era una mappa più astratta, più teorica, ma con il preciso scopo di non portare le persone a fare gli architetti, perché non era richiesto questo, con lo scopo di ragionare sempre sulle funzioni. Quindi il secondo laboratorio è partito con l'invito ai partecipanti a interagire con dei grandi tabelloni dove veniva chiesto dove abiti, cosa pensi del parco, qual è la sua identità. Successivamente ci siamo accomodati ai tavoli, che questa volta non erano più tanti e piccoli ma erano pochi e grandi, ed erano tre tavoli con tre temi ben precisi. Uno era dedicato al parco, uno alla palazzina e un terzo alla gestione. Ogni grande tavolo in questo caso aveva i facilitatori, perché con un numero superiore di persone è opportuno e necessario avere un conduttore di tavolo. Conduttore che però ha sempre un ruolo di ascolto, mai è propositivo e mai esprime la propria opinione, sempre racconta, sintetizza e cerca di far emergere pro e contro di ogni situazione emersa. Qui vedete alcune immagini del tavolo del parco, i facilitatori erano Giulia e Marta. Al tavolo della palazzina vedete i facilitatori Paolo e Giovanni, e al tavolo della gestione eravamo io e Marco. Cosa è successo? Si sono prodotte anche qui dei cartelloni che sono molto ricchi, perché riportano non solo le frasi dei post-it ma appunto queste carte opzione, che sono state da noi sintetizzate. Quindi qui vedete il gruppo 1 del tavolo del parco, che è stato sintetizzato con questa mappa. Qui forse devo andare un po' più lentamente perché cominciamo ad avere degli esiti. Anche se mi piacerebbe, e forse è meglio che io faccia così, darvi una descrizione dettagliata della sintesi, mi spiego meglio. I tavoli del parco hanno visto tre gruppi di persone susseguirsi e quindi noi abbiamo avuto tre tovagliette e tre sintesi, vedete? Tutto questo lavoro è stato infine condensato in un'unica sintesi che mi piacerebbe raccontarvi nel dettaglio. Se avremo tempo, se vorrete, torniamo indietro e le analizziamo anche nelle loro sottovoci, però ci interessa arrivare al succo, ci interessa capire qual è la convergenza che eventualmente si è realizzata. Così pure con la palazzina, si sono susseguiti tre gruppi, questi sono i tre fogli che sono stati prodotti, e le rispettive tre sintesi che vedete sono così, e alla fine c'è stata una convergenza.
così pure per il tavolo della gestione, che era più astratto e non aveva una mappa o una planimetria, però ragionava per priorità, priorità di interventi o priorità di funzioni, e ragionava per gestioni. Anche qui ci sono state tre diverse soluzioni, tre diversi esiti, che sono peraltro appesi anche fuori, quindi si possono studiare nel dettaglio, e anche qui si arriva alla sintesi. Ecco, vediamo un po', sono le 6:10, abbiamo tempo fino alle 7, adesso io rallento perché ve la voglio raccontare bene e poi vorrei lasciare un po' di tempo a voi per domande e interventi. Sintesi finale, attenzione. Primo tema, l'identità del parco. È un tema che è stato analizzato sia nel questionario sia in quei tabelloni con i bollini adesivi. Il risultato del questionario è quello che vedete. Non so se riuscite a leggere, altrimenti vi aiuto. Si vede sicuramente una grande fetta verde, quella prevalente, che riguarda l'identità del tempo libero. Poi la seconda, direi che è quella azzurro chiaro, non so che colori vedete, sì, è quella dell'identità sociale e di aggregazione, e la terza è l'identità sportiva. A seguire direi la culturale, che è quella arancione. Questo esito è l'esito di un questionario che voi avete compilato individualmente, ma che non è detto che coincida con quello che poi invece avete fatto collegialmente. La cosa interessante di questi metodi è che i comportamenti delle persone possono anche cambiare, cioè quando si è al tavolo, quando si discute, si può anche cambiare idea. In questo caso sull'identità io direi che c'è una convergenza, però, perché vedete che l'identità sportiva, quella del tempo libero, è quella della identità sociale, culturale, di aggregazione, sono comunque quelle prevalenti. Altro tema, le attività del parco. Anche qui riconoscete i colori che abbiamo individuato sia nei questionari che nelle carte, e in questo caso c'è una torta, un diagramma a torta, che restituisce che cosa nei questionari avete individuato come attività prevalenti. Come vedete, i due colori gialli, che sono le attività leggere, quelle che si svolgono durante tutto l'anno, quindi la passeggiata, la lettura, il riposo, il gioco leggero, e anche le attività sportive, si prendono una buona fetta della torta, direi più della metà della torta sono dedicate a questo tipo di attività. Seguono gli eventi di piccola e media scala, e invece è una fettina più piccola quella dei grandi eventi. Non ci stupiamo di questo, diciamo che però è importante riconoscere che qualcuno ha individuato anche la possibilità dei grandi eventi. Cosa succede ai tavoli? Ai tavoli la fettina dei grandi eventi si è ristretta. Ragionando, rielaborando, rivedendo e confrontandosi con gli altri, si è capito di più che forse questo è un parco meno dedicato ai grandi eventi e più ad altri tipi di attività. Senza mai azzerarla però questa fettina rossa, e quindi noi ci fermiamo qui. Noi sappiamo che ci sono le raccolte di firme, pro e contro, non è oggetto di questo tavolo, noi restituiamo quello che questo gruppo ha prodotto con tutte le precisazioni che vi ho fatto prima. Le attività però nel nostro questionario avevano dei sottinsiemi, delle sottovoci, se vi ricordate, e quindi abbiamo voluto darvi una restituzione un pochettino più analitica, che comunque ricalca la sintesi che vi ho detto prima. Nel questionario voi vedete che sono emerse molto le righe gialle, che sono le attività statiche, le attività dinamiche, le attività leggere e sportive. C'è una quota parte di strisce arancioni, che sono quelle delle installazioni artistiche, del cinema all'aperto, dei piccoli spettacoli. E poi la fettina rossa, andiamo a guardarla più nel dettaglio,
considera sì i grandi eventi, ma direi soprattutto le manifestazioni sportive e le feste popolari, i festival, direi. Cosa succede ai tavoli? Sullo stesso ragionamento, in questo caso veniva chiesto di scegliere solo alcune carte e non di esprimersi su tutte le voci, quindi come vedete ci sono dei buchi, ci sono delle voci che non sono proprio state scelte ai tavoli e si capisce forse ancora meglio qual è la prevalenza. Come vedete qui c'è una convergenza tra questionario e tavolo e si capisce veramente che cosa i cittadini di questo gruppo hanno scelto. Non so se riuscite a leggere, però diciamo sono le cose che ho detto prima. Riuscite a leggere? Ok, vi riconoscete anche in questo? Grosso modo sì, l'avete fatto voi. Noi non abbiamo. Noi sì, pubblicheremo le slide sul sito e poi faremo un documento che non è ancora pronto, ce l'abbiamo in bozza, dov'è? Eccolo qua, che è di 87 pagine, ma con calma, dobbiamo mettere un po' a posto. Ecco. Terzo tema, interventi strutturali nel parco. Che cosa bisogna fare in questo parco per migliorarlo e rimetterlo a sistema e renderlo efficiente al meglio? Anche qui tutte le voci che voi vi ricordate di aver compilato, quindi dalla sistemazione del suolo della pista per uso amatoriale, alla sistemazione dei campetti sportivi, a tutte le altre cose. Che cosa vediamo emergere? Vediamo emergere questa barra blu che è relativa ai campetti sportivi esistenti, perché sono effettivamente stati individuati come l'elemento un po' più degradato, un po' più bisognoso di sistemazione da parte del Comune. E questo è un dato importante perché noi si può consegnare al Comune questa indicazione. Sono anche emerse molte barre blu, verdi, diciamo, che riguardano l'arredo, tavoli e panchine esistenti che hanno bisogno di manutenzione, i nidi per gli uccellini, l'implementazione del verde che è intesa come verde soprattutto di alberi di basso fusto, di medio fusto, non si è ritenuto necessario mettere grandi alberi e si è precisato che debbano essere messi soprattutto nella parte circostante l'area della pista perché il verde interno alla pista ha più voci e concordemente è stato considerato da lasciare libero e vuoto. Altre cose che vediamo spiccare sono, non so, ecco i temi della recinzione, ad esempio la recinzione che si trova tra il parco e la palazzina, che adesso è una recinzione anche brutta direte, è stato un tema un po' dibattuto, lo vedremo più avanti nell'approfondimento della sintesi, però è un tema che l'amministrazione deve prendere e sicuramente in considerazione. E scendendo c'è questo viola che riguarda un po' gli impianti, l'illuminazione, la creazione di un'area wifi che è stata molto gettonata. E infine le barre rosa sono quelle che riguardano le ristrutturazioni degli edifici esistenti, come a dire non facciamo nuove costruzioni, prendiamo gli edifici esistenti, la palazzina e l'edificio a nord-est e ristrutturiamoli, rimettiamoli in pista, diciamo così. Questo istogramma è uscito dal questionario, questo è l'istogramma uscito dal tavolo. Anche qui naturalmente ci sono dei buchi perché vi è stato chiesto di sceglierne solo alcune, vi è stato chiesto di fare lo sforzo di selezione e con questa selezione emergono ancora più fortemente i veri temi importanti secondo voi per il parco. Come vedete sono andati in pole position tavoli, panchine, arredi esistenti, nuove attrezzature per il gioco e per lo sport e creazione di area wifi. Poi diciamo a pari merito sistemazione dei campetti sportivi esistenti. Questi evidentemente sono i quattro temi veramente forti e importanti e di cui possiamo dire con orgoglio obiettivo raggiunto, abbiamo trovato una sintesi. Abbiamo provato anche a metterli in graduatoria, questo è il lavoro delle graduatorie, è stato fatto ai tavoli della gestione,
e ha restituito il grado di urgenza degli interventi, quando quali fare prima, quali fare domani e quali fare dopodomani, e vedete che però torniamo ancora alle stesse cose che sono emerse prima. Non leggete, vedo una signora che strizza gli occhi, però diciamo al primo posto sono tavoli e panchine e arredi esistenti, al secondo sistemare i campetti sportivi, al terzo l'area wifi e al quarto naturalmente ristrutturare la palazzina. Quindi direi che qui il lavoro è andato benissimo. Ecco quel tavolo, quella tavola riassuntiva che vi ho promesso prima. Questa è proprio la sintesi di tutte le tavole, di tutti i gruppi, ed è una sintesi che siamo riusciti a fare agevolmente, perché tutto sommato non ci sono state grossi contrasti. Vedete innanzitutto dei bollini gialli che riguardano quelle sistemazioni a terra. Partendo da qua, vedete il giallo è posizionato sopra questi rettangoli, questi sono i campetti un po' degradati, un po' bisognosi di sistemazione, e non si legge, però ve lo dico, qua c'è scritto sistemazione dei campi per il basket, perché questo, se vi ricordate, ha una pavimentazione in cemento, e si è ribadito il fatto che questa sia una pavimentazione per l'uso amatoriale, di non fare cose chic per i professionisti, ma per l'uso di tutti quelli che anche transitano occasionalmente al parco. Questa invece è l'area degli altri campetti, che erano i campetti da tennis, ma adesso sono una spianata di erba incolta, insomma hanno bisogno di essere rimessi in pista. E si è ipotizzato qui anche il gioco del cricket, con una condizione però, che è quella di realizzare delle reti alte, perché il gioco del cricket altrimenti andrebbe a interferire con la vita tranquilla del parco. C'è, a proposito di vita tranquilla, una precisazione su mantenere il centro del campo libero, come vi ho detto prima, e continuando invece sulle aree gialle, c'è la realizzazione dell'area giochi per bambini, che è stata da tutti individuata in questa posizione e che ricalca peraltro i progetti precedenti, sia del progetto da Marta Martina, sia quelli successivi sviluppati dal Comune. Si è indicato poi la necessità di fare altre aree giochi per il relax, ad esempio un percorso vita, e la localizzazione qui è stata indicativa, naturalmente non vuole avere la pretesa di essere un progetto. Le bolle verdi riguardano naturalmente il verde, quindi l'implementazione delle alberature nel contorno, la ristrutturazione delle panchine, l'installazione di nidi per uccellini e anche gli adeguamenti di alcuni percorsi e accessi. In questo caso l'accesso da sud, che è già aperto, avrebbe bisogno di quella famosa rampa che fu già progettata nel 2009-2012. Azzurro l'abbiamo detto, ecco, ultima cosa, l'angolo a sud-est del parco avrebbe bisogno di una recinzione che adesso non c'è. Tutta la recinzione monumentale molto bella fatta si fermava laddove finiva la proprietà comunale. Ora che abbiamo acquisito questo pezzo è naturale completarlo. In sintesi, il parco ha avuto elementi condivisi da tutti, che sono attività leggere, statiche e dinamiche, attività sportive, manifestazioni sportive e installazioni artistiche. Elementi condivisi dalla maggior parte, non proprio da tutti, che sono la pratica del cricket nei campi esistenti, l'accesso libero alle biciclette, la realizzazione di un cinema all'aperto e comunque la possibilità di realizzare al parco dei piccoli spettacoli come la danza, il teatro o dei festival, dei piccoli eventi. Gli elementi di contrasto sono stati le feste popolari, religiose, i festival e i concerti e i grandi spettacoli, perché qui, lo sappiamo, ci sono i pro e ci sono i contro che sono stati espressi. Devo dire, a questo gruppo la maggior parte era contro, però noi riportiamo anche la voce del pro.
In sintesi, per gli elementi strutturali ci sono quelli comuni a tutti e li ho già citati ampiamente, io non ve li ripeterei perché li ho descritti bene. Diciamo che è importante rilevare che gli elementi contrastanti sono il ripristino dell'accesso da ovest dove c'è il monumento, perché non tutti sono d'accordo sulla riapertura da quella parte, e la questione dell'area Cani non ha visto tutti d'accordo, c'era chi la voleva ampliare, chi la voleva spostare, chi la voleva moltiplicare, però c'erano qui tante posizioni opposte. E in ultimo questa recinzione che separa la palazzina dal campo, perché a seconda dei diversi modelli di gestione che si sono ipotizzati poteva essere funzionale oppure no conservarla. Passiamo adesso alla palazzina, che è il vero cuore del nostro progetto. Parto anche qui con lo stesso metodo di prima a raccontarvi gli esiti del questionario per poi arrivare alla sintesi che è stata fatta. Come vedete, qui ci sono in pole position una serie di carte arancioni. Non so se ve le ricordate, le carte arancioni erano quelle degli spazi polifunzionali, quelli che davano la possibilità di realizzare più attività senza vincolare, diciamo così, gli spazi ad un uso esclusivo. C'è poi una prevalenza di carte gialle, che sono quelle dei servizi, quindi i servizi igienici, gli spogliatoi, i depositi che possono essere utili al parco e alla palazzina stessa. E poi c'è una grande, diciamo, un bel numero di preferenze dell'area blu, che è l'area culturale, per cui la biblioteca, la sala lettura, lo spazio per le mostre temporanee, i laboratori d'arte e di artigianato, il caffè letterario, il book crossing, tutti i temi che sono stati sempre ben evidenziati e portati avanti dai partecipanti al tavolo. In ultimo, l'area verde, vedete che spicca molto, è quella che ovviamente individua per la palazzina la necessità di un punto ristoro e anche eventualmente di un plateatico esterno appena adiacente adesso. Lo stesso istogramma noi lo rivediamo adesso con l'esito dei tavoli. Prima era l'esito dei laboratori, questo è dei tavoli. Come prima ci sono dei buchi vuoti, ma emergono ancora di più le cose che vi ho appena detto: la polifunzionalità, la cultura, il punto ristoro e i servizi. Quindi quattro cose molto chiare che sono emerse senza dubbio, e spero che voi vi riconosciate in questo. Ecco, e la stessa cosa analizzata dal punto di vista della priorità, dell'urgenza, di cosa fare prima, vedete che ci porta a una convergenza, perché al primo posto c'è da fare i servizi igienici in questa benedetta palazzina, probabilmente è il primo intervento che dovremo fare, e poi a scendere subito un punto ristoro e via scendendo le varie sale polifunzionali, però vedete con una vocazione prevalentemente culturale. Ora, mi piace soffermarmi un attimo e spiegarvi meglio che cosa è emerso dalla palazzina, perché questo è stato il tavolo principale, è stato quello che l'amministrazione ci ha chiesto, e quindi permettetemi di sbirciare gli appunti perché non voglio dimenticare niente. Quindi sulla scorta dell'analisi delle carte selezionate e anche sulla scorta dei concetti che sono stati espressi a voce da alcuni di voi e che i due capofila del tavolo, Giovanni Chinnici e Paolo Lo Popolo, hanno appreso, hanno sintetizzato e hanno raccolto negli appunti, le funzioni che sono state ritenute più meritevoli di considerazione sono queste quattro. Non so se leggete, le ho già dette prima, le ribadisco e le metto dentro alla casetta. La funzione culturale, che è scusate, ve lo dico in ordine, la funzione, la polifunzionalità,
la funzione generica per tutte le funzioni, è il concetto che è emerso chiaramente. Questo vuol dire includere locali per conferenze, per riunioni, per esposizioni, stanze per sedi di associazioni, sale di lettura e book crossing, scambio libri e un laboratorio. La convinzione della bontà di mettere uno spazio polifunzionale dentro la palazzina si è spinta al punto di vedere questa funzione come baricentrale addirittura nell'edificio, come quasi fosse il vero cuore dell'edificio. Perché? Perché si è riconosciuto nella polifunzionalità una serie di fattori positivi. Il primo, la non esclusività degli spazi, la possibilità quindi di dare a tutti l'opportunità di utilizzarli. La seconda, un utilizzo libero, l'esistenza quindi la possibilità di avere magari un soggetto multiplo per la gestione che potrebbe susseguirsi nel tempo oppure che potrebbe a sua volta farsi portavoce e gestore di attività le più diverse. La terza, la versatilità d'uso, perché ovviamente se noi non facciamo spazi vincolanti, spazi specifici, spazi arredati in modo troppo forte, noi riusciamo ad avere la flessibilità anche futura. Quindi la prima funzione è questa. Poi parlerei della funzione ristoro, che è emersa chiaramente e che ha avuto più declinazioni. Alcuni, la maggior parte, hanno parlato di un bar, altri hanno detto che questo bar potrebbe avere una vocazione culturale, e qui emerge, come è emersa nell'uso delle polifunzionalità, la vocazione culturale della palazzina, e hanno ad esempio ipotizzato che questo bar possa essere un caffè letterario, che la palazzina possa caratterizzarsi, non essere un contenitore generico, ma abbia anche un'anima. Però ci sono state anche delle voci che hanno ipotizzato una funzione di ristorante, una piccola ristorazione, e altre ancora, seppur minoritarie ma è importante riportarvele, che hanno ipotizzato un grande ristorante aperto tutto l'anno, a gestione privata, che possa proprio per il suo carattere un pochino più commerciale, però avere il vantaggio di restituire al comune magari un affitto e quindi di poter sostenere anche magari la ristrutturazione della palazzina stessa. Ed ecco che qui ci sono le varie opzioni che noi riportiamo, ma che consegniamo così in quanto tali al comune. Ultima funzione è quella dei servizi che appunto abbiamo detto possono essere ovviamente servizi igienici ma anche spogliatoi o piccoli spazi di deposito ad uso del parco. Sull'edificio più piccolo anche si è ragionato sul fatto che possa a sua volta accogliere servizi per il parco in alternativa o anche in aggiunta e che possa accogliere il punto ristoro. Quindi, in sintesi, gli elementi principali sono quattro e sono quelli che abbiamo detto: cultura, polifunzionalità, ristoro con plateatico e servizi. E gli elementi secondari, però, è importante richiamarli, sono una funzione sportiva, e qui sullo sport si è ragionato molto sul fatto che la palazzina possa accogliere la sede di una associazione sportiva, la quale è un po' la logica conseguenza del fatto che la palazzina si trova in un parco che ha una vocazione fortemente legata allo sport. Allora questa associazione che cosa potrebbe fare? Potrebbe promuovere, stimolare delle politiche per lo sport, potrebbe organizzare delle attività, delle manifestazioni, potrebbe gestire i campetti che si trovano accanto alla palazzina. Quindi direi anche questa è una vocazione che è emersa e che è abbastanza importante. Infine la funzione residenziale, quella ovvero di utilizzare parte della palazzina per il presidio del parco, quindi la possibilità di insediare l'appartamento o la stanza del custode
che a questo punto potrebbe sovrintendere anche agli accessi del parco, potrebbe magari diminuire il vandalismo, potrebbe aumentare la sicurezza dell'utilizzo del parco e della palazzina stessa. Cos'altro ho detto? Ecco, la funzione civico e sociale è una funzione che pure è emersa, come pure quella ludica, quindi le sale giochi, gli spazi per il divertimento, e anche la funzione sanitaria. Un presidio sanitario potrebbe essere utile nella zona, mi viene in mente il camper che adesso fa la donazione del sangue poco distante da lì, potrebbe magari diventare una domenica ogni, diventare uno spazio. Per la funzione civico-sociale di idee ne sono uscite molte, anche queste potrebbero sopperire a una carenza probabilmente rilevata nel quartiere. Non so Giovanni se ho illustrato bene quello che voi avete vissuto, ecco. E arrivo quasi alla fine, non vi preoccupate, sono le 6:20, adesso tra poco lascio lo spazio a voi. Ultimo tema, tema che non ci era stato richiesto, però abbiamo pensato che fosse interessante provare ad approfondirlo, che è quello della gestione. Come gestire questo parco? Allora io e Marco Ottononi ci siamo trovati al tavolo e abbiamo innanzitutto stimolato anche qui la scelta delle carte, le discussioni, però noi non abbiamo trovato una vera e propria convergenza, vedo la Marco che mi guarda, nel senso che ci sono tante tante possibilità, però ci siamo sforzati di fare questa sintesi che vi proponiamo. Il primo tema, l'accessibilità al parco. Chi gestisce, come si gestisce l'accesso al parco? Due posizioni, la A e la B. La posizione A è quella di essere liberi tutti, ok? La gestione più libera possibile, la minima indispensabile, quella che considera Campo Marte come qualsiasi altro parco cittadino e quindi che dice Campo Marte va bene così. È bello, si usa bene, gli orari vanno bene, il comune si fa carico come è normale della sua manutenzione e ne cura l'accessibilità. Come? Come adesso, con gli orari di apertura e chiusura la mattina e la sera, con l'estate che si prolungano un pochettino e la cosa finisce lì. In quest'ottica e nell'ottica di avere la palazzina dentro il parco, chi ha ipotizzato una gestione libera ha ipotizzato più favorevolmente di eliminare la famosa recinzione che la divide dal parco. Perché se l'accesso è libero e se è tutto, diciamo, semplificato, anche la recinzione non è considerata interessante. L'opzione B è una gestione più strutturata, dove si pensa che dove il tema cuore è quello della sicurezza e del vandalismo e dove quindi si pensa che sia importante presidiare e quindi il comune sì rimane il principale gestore ma regola l'accessibilità insediando ad esempio il custode della palazzina. Per quanto riguarda i campetti da calcio, da tennis, da pallavolo e quant'altro, si è pensato nella gestione più strutturata alla possibilità di un'autonomia di utilizzo di questi campetti e di questa palazzina rispetto al campo e in quest'ottica l'idea di mantenere la rete invece è diventato interessante. Ecco perché qui, cari amministratori, una risposta vera sulla recinzione non ce l'abbiamo. Sulla gestione anche, si possono valutare i pro e i contro di una cosa e dell'altra, però noi ve la consegniamo in questo modo. Altro tema della gestione è quello delle attività. Anche qui abbiamo avuto opzione A e opzione B. L'opzione A è sempre quella più libera e dice non occorre nessun regolamento speciale per Campo Marte, perché Campo Marte va bene così com'è e le attività che lì si svolgono vanno bene. Chi sostiene questa tesi della non regolamentazione è stato prevalentemente chi non vede opportuno fare i grandi spettacoli e fare i grandi eventi al Campo Marte. Viceversa, chi sostiene che sia possibile fare grandi spettacoli dice però che allora se li si fa bisogna regolamentarli.
bisogna calendarizzarli, bisogna contingentarli e quindi fare in modo che il campo non perda la sua natura vera, che è altro, ma che se li deve ospitare, li ospiti con determinate condizioni che si possono scrivere in un eventuale regolamento. Anche qui noi consegniamo due alternative, non ce la sentiamo di dire è di qua e di là, noi abbiamo avuto queste voci e le consegniamo. Terzo tema, la gestione delle strutture, qui le ho già illustrate molto bene prima, dico solo che sulla gestione di un parco pubblico è venuto abbastanza spontaneo e naturale dire che compete al comune, quindi non si sono immaginati dei gestori privati o associativi per l'intero parco, anche se sono modelli che non si escludono, perché esistono anche a Brescia dei casi di questo tipo, però i tavoli non sono usciti e quindi noi riportiamo questa semplice indicazione che Campo Marte può essere manutenuto dal comune con alcune indicazioni: per favore ripristinare e riportare in efficienza le strutture e aggiungere quelle minime che servono per renderlo effettivamente funzionale e funzionale. A me e a Marco è toccato anche ragionare sulla gestione della palazzina e qui noi abbiamo individuato sostanzialmente tre opzioni, e poi ho davvero finito, che sono: la prima opzione, la palazzina è gestita prevalentemente dal comune, quindi il comune gestisce gli spazi polivalenti, può farsi tramite per gli spazi esclusivi dandoli in uso ad associazioni e a vari soggetti del territorio. Per il punto ristoro potrebbe sì essere il comune, però è stata un'opzione direi di poco interesse e qui è chiaro che il punto ristoro deve essere dato a terzi. Per la casa del custode si è pensato proprio che la gestione rimanga in capo al comune e per i campetti sportivi, in questa visione libera e aperta, si è pensato che potrebbe gestirli il comune, naturalmente con l'accesso libero, come un servizio pubblico di natura amatoriale. Si è pensato in questa gestione libera e aperta che il comune potrebbe farsi aiutare dal consiglio di quartiere, ma con tutti i se e tutti i ma del caso, perché noi abbiamo avuto un primo gruppo di cittadini, associazioni che dicevano sì al consiglio di quartiere che fa tutto, che gestisce direttamente gli spazi. Poi abbiamo avuto un secondo gruppo che casualmente era il terzo gruppo, era composto solo o quasi da consiglieri di consigli di quartiere, i quali hanno detto no, noi non abbiamo le risorse, noi siamo disponibili, noi siamo a disposizione dei cittadini, però attenzione, non siamo in grado, non abbiamo tutta questa potenza di fuoco di metterci davvero a gestire una cosa. E quindi si è pensato che i consiglieri di quartiere possano fare da catalizzatori magari delle associazioni che invece si fanno parte attiva e diventano i gestori di questi spazi. E quindi qui si va all'opzione 2, l'opzione in cui il consiglio di quartiere aiuta, ma è l'associazione che è attiva e che entra, gestisce, mette in efficienza. Queste associazioni potrebbero essere sportive, sociali o culturali, perché queste sono le indicazioni che ci sono emerse come prevalenza, e naturalmente anche sul punto ristoro e sui campetti sportivi si può ragionare sul fatto che ci sia una o più associazioni che gestiscono queste cose. Ultima e terza opzione è quella che va sempre più verso la privatizzazione, ma in senso positivo, nel senso di dare a una, soprattutto per quanto riguarda il punto ristoro, di dare a un privato la gestione di questo spazio, e quindi qui si può ipotizzare a un contraccambio economico in termini di affitto oppure in termini di prestazioni. Per esempio si potrebbe chiedere a questo gestore del bar o del ristorante che sia di controllare l'utilizzo dei campetti, pur non facendo pagare l'accesso, però potrebbe fare un controllo. Questa cosa che si può quantificare potrebbe essere uno sconto sull'affitto, ad esempio. Però veramente qui di idee ne sono venute tante e anche qui noi consegniamo
tutte le alternative e ci fermiamo. Oltretutto era un tema che abbiamo voluto approfondire, ma non ci era stato richiesto. Per finire, così, alcuni numeri su di voi, perché ci sembra bello, prima di passarvi la parola, restituirvi anche un po' chi siete stati, cosa avete fatto. Ho detto prima che vi siete iscritti in 110 e 26 hanno rappresentato realtà associative. I consigli di quartiere sono questi quattro: Sant'Eustachio, che è quello dove proprio ricade, insiste Campomarte, e poi quelli con Termini, Borgo Trento, Centro Storico Nord e Crocifissa di Rosa. Le associazioni che abbiamo individuato attraverso le registrazioni fatte agli inizi di ogni incontro sono Comitato Campomarte, la WISP, la Consulta per l'Ambiente, Lega Ambiente Brescia, gli Amici della Bici, Italia Nostra, Sezione Brescia, il gruppo Co-Housing, il Movimento Crescita Felice Brescia e gli amici del Parco e Rapa Studio. Se abbiamo dimenticato qualcuno, vi preghiamo di segnalarcelo, che correggiamo i documenti e li portiamo a regime. I numeri di partecipanti che vi ho detto prima alla prima assemblea sono stati 56 e poi circa una trentina al primo e al secondo laboratorio. I questionari raccolti sono stati 23 e quindi per questa ragione, ripetiamo, gli istogrammi, le torte, tutte queste cose devono essere prese sapendo che si tratta di questi numeri. Questo è la restituzione di chi siete voi rispetto al vostro luogo di residenza. Ci sembrava interessante capire se tutti questi ragionamenti sul parco erano stati fatti da cittadini della città o del quartiere. E con il questionario abbiamo visto che la maggior parte, più della metà della torta, è di cittadini generici di tutta la città, cioè che vengono da altri quartieri. Però anche una bella fetta è quella degli abitanti. Così pure si può vedere la restituzione nella mappa dove vi abbiamo chiesto di segnare con un bollino la vostra abitazione. Vedete che Campomarte è in questa zona qui e insomma i bollini alla fine sono qua vicino. Ce n'è uno qui, qualcuno verso Cellatica, qui ce n'è uno nel quartiere dell'Oltremella, però questo bollino qua chissà di chi è, sarà uno di voi. Però ecco, ci è sembrato interessante anche qui avere una doppia restituzione, quella diciamo più fisica, come? Ecco, l'abbiamo trovato, è Ivano Baldi, eccolo qua. Bene così. Sulla fascia di età abbiamo visto questo bambino che ha partecipato, verrà accompagnato dalla mamma, ci siamo detti, ma quanti anni hanno i nostri partecipanti? Non è molto elegante perché ci sono tante signore, però vabbè, noi tanto mica diciamo chi ha questi anni, non lo sappiamo, i questionari erano per lo più anche anonimi. Però vabbè, è interessante vedere che le persone più anziane sono anche quelle più attive, sono anche quelle che hanno più a cuore la città, sono quelle che hanno più tempo libero, forse anche per venire qui. No, però è vero. È anche vero che gli studenti sono a casa a studiare, cioè si possono fare tanti ragionamenti, però ci sembrava interessante avere questa restituzione. Come pure vi abbiamo chiesto quanti cittadini e quanti membri di associazione, abbiamo una metà di cittadini e una metà invece di rappresentanti di realtà attive. Cosa ti ha spinto a partecipare? La sensibilità sociale e ambientale, pensate che bello. Al secondo posto abito nel quartiere e poi interessi economici e professionali oppure addirittura motivi di studio, curiosità o altro. Io avrei finito, voglio solo dirvi che i vostri contributi non si sono conclusi solo con i lavori ai tavoli, ma abbiamo ricevuto ben 8 documenti che metteremo agli atti nel report finale e sono qui elencati, se volete ve li leggo. Il primo è da parte di Giorgio Moglia, un collega architetto che è sempre stato molto acuto e molto intelligente nelle sue osservazioni, ci ha riportato un documento che risale ancora all'epoca del progetto partecipato di Marta e Martina.
Poi abbiamo avuto il contributo dei consiglieri di quartiere Borgo Trento, Centro Storico Nord e Sant'Eustachio, che hanno portato i loro contributi, devo dire, molto ben scritti e molto in linea anche con quello che è avvenuto nei laboratori. E poi abbiamo Italia Nostra, che ha dato un contributo anche qui equilibrato in linea con tutto quello che abbiamo detto, e alcuni singoli che sono Luigi Turati, Maurizio Frassi e Leonardo Betti. Queste sono le persone che hanno lavorato, mi piace così ricordarle, ma li ho citati prima, ho citato prima gli studenti, gli assessori sono qui, manca Fenaroli che però era venuto alla prima assemblea, e ricordo e ringrazio i tecnici, gli esperti, i referenti dei vari settori comunali che ci hanno dato una mano per raccogliere il materiale, per dare una consulenza tecnica ai tavoli. E in particolare voglio proprio citare Laura Treccani, Graziano Lazzaroni e Domenico Castelnuovo. Grazie per aver partecipato, adesso lo spazio è per voi, se avete degli interventi sono ben graditi. Uno, due, si sente. Beh, veramente grazie, perché un'ora di relazione sostenuta è stata dura, però è stato... Ecco, allora, microfono, siamo professionali stasera, per cui magari si dice il nome di chi parla e magari si alza. Io prendo appunti di chi vuol parlare, dopodiché magari l'assessore... Luciano Agliardi, Presidente del Consiglio di Quartiere di Borgo Trento. Solo una puntualizzazione. Non è che noi ci siamo ritirati dal tavolo della discussione perché abbiamo paura di affrontare il problema. Abbiamo solo detto che in questo momento i consigli di quartiere sono regolamentati in un certo modo. Non sapremo se la prossima amministrazione terrà conto ancora di questa situazione, per cui per non andare ad impastare quello che potrebbe essere il lavoro dei prossimi consiglieri, non ci siamo sentiti di accogliere la... Abbiamo accolto la provocazione della partecipazione, però non ci siamo sentiti di dire accogliamo in toto la parte della gestione. Io tra l'altro sono uno dei presidenti del Consiglio di Quartiere che vuole starci sempre, per cui io vorrei che ci fosse, che venga pensato nel termine della gestione, la possibilità di un comitato di gestione del parco a cui che oltre al Comune, nel caso in cui ci saranno ancora i Consigli di Quartiere, tenga conto anche della funzionalità del Consiglio di Quartiere, che faccia da rapporto fra gli utilizzatori del parco, le esigenze del parco e la possibilità di gestire il parco in un certo modo organizzato, senza che nessuno si pesti i piedi e senza che nessuna associazione abbia più spazio di un'altra associazione. Nella relazione che abbiamo fatto come Consiglio di Quartiere, Commissione Ambiente, che noi rappresentiamo, noi abbiamo anche ipotizzato la possibilità di spostare lì la sede, l'attuale sede dell'ufficio di Zona Nord, che adesso è in via Montegrappa 37, che potrebbe essere d'ausilio all'utilizzo anche del Consiglio di Quartiere e alla gestione dello spazio, lasciando poi libera la palazzina di via Montegrappa, che mi pare sia ancora di proprietà del Comune, che quindi potrebbe realizzare anche due soldini, visto che è una palazzina non disprezzabile dal punto di vista della locazione. Grazie. Non volevamo dire che non lavorate, anzi siete dei gran lavoratori, però Io sono Daniela Beatrici, volevo solo un chiarimento a proposito della presentazione, che sia poi quella che anche va agli assessori, e soprattutto le slide relative alla gestione del parco erano presentate con opzione A, opzione B. Questo comporta, almeno io l'ho percepita così, che l'opzione A è stata la più gettonata e la B un po' meno, cioè c'è anche una quantificazione, diciamo, delle... Non siamo stati in grado di quantificarlo, magari si potrebbe approfondire in ulteriori tavoli, come ho detto non era il tema centrale che era stato richiesto, è stato un di più che abbiamo voluto approfondire, ma non so, chiedo anche a Marco Tononi che era con me ai tavoli, è difficile davvero cosa pesava di più.
No, perché la quantificazione invece era presente all'interno delle altre slide, certo, e avrebbe potuto essere riportata. Era presente in tutti gli altri temi, perché negli altri temi c'erano le carte opzione che uno poteva giocare, sì, e c'erano i questionari. Sulle gestioni noi non avevamo carte, non avevamo la carta gestione libera, la carta gestione controllata. Quindi si potrebbero fare incroci dei dati, diciamo, tra le prime e quelle della gestione. Diciamo che l'elemento associativo era quello che se vuoi in funzione, la parola associazione compare in... Associativo, cioè quella del controllo, quindi della... Diciamo che vieni Marco, vieni qua. Associazioni in tutte le diverse opzioni che apparivano, che comparivano, avevano una loro parte ben definita e anche, cioè, estrapolare un dato prevalente era come la presenza forte dell'elemento associativo. Questo era l'elemento prevalente. Quando interpretata il campo viene vissuto soprattutto come ciò che deve essere liberamente definito e vissuto, quindi questo contrasterebbe, diciamo, con la gestione controllata e costretta della parte. Sì, certo, naturalmente poi anche le scelte che si fanno sul parco, sulla palazzina, rispetto alle scelte fatte negli altri tavoli, influenzano di conseguenza la gestione. Ma quello è uscito nella discussione del tavolo. Però questo qua, l'elemento associativo, se ne consegue una gestione più libera, anche se c'erano certe associazioni che non escludevano una gestione più controllata, soprattutto dell'elemento campetti, ecco, al di là del parco. Forse... Scusi, lei signora, come si chiama, come ho sentito? Daniela Beatrici. C'era in successione che dovevo rispettare, c'era un ragazzo che voleva... No, perché poi c'era Rossana Bettinelli, per cui io seguo questo ordine in base alle chiamate, così almeno c'è un po' di ordine. Allora, Antonio Grasso del Consiglio di Quartiere di Via Crocifissa. Dalla sintesi anche molto ben strutturata dei dati emersi in analisi, ecco, mi ha colpito, io non ho partecipato ai tavoli di lavoro, ho seguito la prima delle assemblee, mi ha colpito in particolare un tema, volevo chiedervi se vi eravate consultati e espressi su questa particolarità. Si sta affrontando la discussione e la destinazione d'uso di un'area verde anche molto importante all'interno del centro urbano, di fatto, perché siamo molto prossimi. E una delle proposte che ha scontrato una certa popolarità, almeno dei dati emersi, è quella del Wi-Fi. Ecco, mi chiedevo che lettura avete di questo dato, perché effettivamente nel momento in cui si pensa a un'area verde di sport, di gioco, eccetera, mi trovo anche singolare, no? La necessità di tutti noi, perché tutti ci siamo spesi su questo, di avere uno spazio dove usare il cellulare o il tablet e simili, da una parte. In seconda istanza volevo fare una domanda invece più diretta. Ecco, tra le proposte, io, come dicevo, non ho seguito i tavoli, purtroppo, e quindi mi riservo anche mi tutelo dicendo che magari sono emerse ma non sono state riportate queste idee. Dal momento che si è così vicini effettivamente anche al polo culturale dell'università e quindi si ha la risorsa degli studenti, mi chiedevo se una delle destinazioni dei locali interni alla palazzina potesse essere ad esempio delle aule studio, perché poi l'utenza dei giovani universitari è anche molto sensibile sia ai temi del ristoro come bar, sia quelli dello spazio verde, sia quello dei campi e quindi dell'utilizzo come utenti principe di quelle aree sportive e non solo. Ecco, grazie. Allora, sulla Wi-Fi ho cercato una delle tovaglie dei tavoli per far capire che è vero, è un tema che è saltato fuori, però come vedete dal disegno tutte le carte Wi-Fi si sono concentrate nella zona accanto alla palazzina, come a dire che lì ci sono delle attività, lì possono esserci sì anche delle sale lettura per studenti, si è parlato molto di biblioteca, sala lettura, forse ho dimenticato di dirlo nella relazione, ma si è parlato molto di questo. E forse il Wi-Fi posizionato nel parco in quella localizzazione fa pensare che è soprattutto nell'area di pertinenza della palazzina, però non si è fatto un approfondimento. Sì. Prego.
se posso dire, secondo me questo comunque non è in contrasto con un elemento che mi ha colpito, che è quello della funzione, una delle funzioni prevalenti, se non sbaglio, è quella che veniva definita statica, cioè lo stare lì, cioè l'andare al parco per rimanere in panchina, esatto, a... e quindi se pensiamo all'uso che si fa della tecnologia, tutto sommato forse le due cose sono molto legate, anche soprattutto per i giovani, il fatto di stare lì, però avere anche la connessione che ti permette di magari anche di lavorare mentre sei lì e ti riposi. Non so, forse magari le due cose non sono così sconnesse. È comunque bello che si vuole un tema così tecnologico. Io sono Stana Bettinelli, sono presidente della provincia di Brescia, della Lombardia, d'Italia Nostra. E voglio dire che sono molto, e sono una residente nel quartiere, nel senso proprio vero e proprio del termine, perché abito fra via Campomarte, via Foscolo, quindi di fronte alla palazzina. Ma io sono molto soddisfatta di quel che dei lavori che sono stati fatti qui e anche dei risultati, oltre che dell'ottima presentazione, ma mi sembra, mi ha preceduto un minuto fa l'assessore a dire la stessa cosa attualmente io, mi sembra che sia venuta fuori una soluzione molto equilibrata da parte di chi ha partecipato ai lavori. Nessuno esclude niente, ma vorrebbe vivere bene in un parco tranquillo, dove ognuno fa quel che gli pare senza disturbare l'altro, con più servizi, non solo quelli igienici, ma anche il wifi, eccetera eccetera. Ecco, mi sembra che stia andando bene. Mi piace anche sentire che si parla di attività ambiente, si parla di attività sportiva, ma concentrata per, diciamo, l'attrezzata, concentrata in quei campetti che ovviamente vanno sistemati perché fanno pena, ma anche di libera attività ginnica. Può essere chi corre, non vedo la bicicletta, francamente sono il bambino con le... No, non lo sento io bene lì dentro, se non chi arriva alla deposita, ecco, perché non mi immagino che si mettano lì a fare le corse in bicicletta, a meno che non ci sia qualche bambino con la bicicletta con le rotelline. Che allora... Mi fa anche molto piacere di leggere delle attività che sono evidentemente molto condivise e gettonate, come dici tu, c'è l'attività culturale. E quindi il fatto che si parli di biblioteca, emeroteca, di mostre temporanee, secondo me questo dà anche, può dare in là tutta una serie di attività che e le associazioni, Italia Nostra, mi cito perché so che noi potremmo fare qualche cosa, ma anche altre potrebbero anche annualmente proporre a questo comitato di gestione o al comune, si vedrà, e sarà il comune a deciderlo questo, proporre delle attività da svolgersi durante l'anno nella palazzina o all'aperto in base alle stagioni. Io insisto sulla biblioteca, noi abbiamo scritto questo nostro documento che verrà pubblicato, quindi non intendo soffermarmi su quello, sul contenuto più ampio, ma sul fatto che Italia Nostra volentieri donerebbe un cospicuo numero di volumi anche di un certo interesse di arte sul paesaggio, sull'ambiente, e quindi potrebbe anche essere questo il là di una biblioteca che credo che a tutti i livelli potrebbe essere utilizzata sia dagli studenti come dagli anziani. Raccomando anche il fatto che sia la palazzina che quella piccolo edificetto, che non so se è 12 o 14 metri quadri, quindi non può contenere granché, sono vincolati, quindi non si può immaginare sicuramente di far altro che non recuperarli al meglio, restaurando, ristrutturando e demolendo anche quella parte aggiunta alla palazzina piccolina, perché quella è la classica superfettazione che si elimina e non si tiene. E concludo dicendo, io mi occupo anche di Europa Nostra, sono rientrata alle 4 di oggi pomeriggio da un incontro all'AIA dove è stato definitivamente deciso il 2018 anno europeo del patrimonio culturale. Io penso, spero che anche Brescia
entri in questo impegno anche con queste cose, perché scegliere di fare una biblioteca, scegliere di fare una biblioteca, recuperare bene un edificio che ha una sua storia, una sua qualità, utilizzare al meglio un parco urbano, anche questa è un'attività culturale che rientra nel fantastico mondo del patrimonio culturale europeo. Grazie. Pamela Cardinali, io invece volevo soltanto fare notare che a me è venuto qualche dubbio su questo sistema del World Café che voi avete adottato. Non è una critica a nessuno, è soltanto un'osservazione. Così, diciamo che, mi sembra che questo sistema alla fine tenda un po' a riversare l'uno nell'altro, a confondere un po' il piano quantitativo e quello qualitativo. Si presti moltissimo a una manipolazione intesa in senso tecnico, quindi a una narrazione, e quindi ci restituisca, come dire, un quadro ricco, caotico, come dire, di difficile interpretazione in tutti i sensi. Del resto, diciamo, anche la storia del World Café e così via, adesso hanno visto ultimamente un utilizzo nel sociale e così via, ma sono nati in ambito aziendale e tendevano a o ad estrapolare novità, suggerimenti, eccetera, eccetera, o ad agire sui partecipanti stessi all'esperimento. Questo non è una critica, però è un'osservazione, no? Alla quale vorrei aggiungere invece una curiosità, magari poi io, essendo appunto stata mandata in vari tavoli, così io posso, può anche essermi sfuggito, però quando avete fatto passare la slide di sintesi, di sintesi degli interventi sul parco, ecco questa slide, io trovo che l'adeguamento, ma non che io stia dubitando della necessità o del, per nulla, però voglio dire, i due interventi, diciamo, che si vedono in basso e a destra della slide, sono due interventi in basso, quello in verde e quello in azzurro, sono due interventi, come dire, molto tecnici, che non sembrano nemmeno, diciamo, centrare per certi aspetti molto dell'altro, e che io perlomeno nel mio tavolo non ricordo di aver sentito, vedendolo così, diciamo, nella slide, mi sembrano un po' come, come dire, un po' due corpi, non dico strani, però un po' così. Potremmo un po' vedere magari. No, ma ripeto, i miei non sono critiche, sono dubbi che ho voluto condividere con voi. Un altro appunto sull'aspetto quantitativo, poi ho finito, che anche la gestione, ristorante, privati e così via. Anche qua, senza entrare nel merito se sia un'ipotesi più o meno adeguata, più o meno è. Però anche lì siamo su un livello qualitativo, nel senso che ci sono state tre persone che sono passate di tavolo in tavolo parlandone. Allo stesso modo, altre tre persone qualsiasi avrebbero potuto presentarsi. Diciamo, ma questi sono, come dire, problemi che ineriscono il metodo. E qui ho voluto. Grazie. Grazie a lei. Scusa, io non ho capito, però portava un esempio, quando lei ha parlato dei dubbi che ha sull'utilizzo di questa tecnica. Allora, quando lei ha portato e ha messo in evidenza, diciamo così, alcune perplessità sulla tecnica partecipativa utilizzata, lei mi sembrava che poi avesse portato anche un esempio, perché ha detto in effetti questo modo di procedere ha evidenziato delle... Sì, esatto, ma parlava dello specifico o portava anche un esempio di diciamo così... Parlavo della tecnica, diciamo, del World Café. È stata comunque inventata qua e per almeno 20 anni, diciamo, si usa in ambito in cui sicuramente la signora saprà illustrare meglio. E quindi parlava in generale dei limiti che ha questa modalità, questo approccio. Io diciamo parlavo così. Diciamo, dei limiti che può aver rivelato questa modalità in alcuni
era una necessità di chiarimento perché non avevo sentito proprio. C'è l'assessore che vorrebbe intervenire, interrompiamo un attimo la successione degli interventi, una breve precisazione all'assessore. Sì, si sente, sì. Io ricavo da questo esito delle indicazioni preziosissime, a mio avviso. A parte il lavoro ben fatto che condivido giudizi positivi. La prima valutazione che faccio è che non era affatto scontato che si ritenesse il mandato dato, come dire, consolidato. Cioè noi come amministrazione abbiamo detto mettiamo sul tavolo la progettazione partecipata all'utilizzo della palazzina. Da questo, non su nostro input né su nostra guida, la partecipazione ci dice che l'oggetto principale non è la palazzina, ma è il parco nel suo insieme. Beh, non è una valutazione né banale né scontata, ma fondamentale perché ci indica che chi ha voluto partecipare in rappresentanza, poi è vero che le statistiche contano fino a pagina 5, 6, 10, secondo delle opinioni, però noi ne traiamo un'indicazione molto chiara, che la palazzina è un complemento essenziale del centro del parco. E questo, guardate, che da un lato a me consola, perché sono stato assieme ad altri il fautore, il sostenitore del progetto di acquisizione, ve lo ricorderete, di Campo Marte della Polveriera, e che si è fatto un percorso che è rimasto, non per volontà nostra né dell'amministrazione, un po' zoppo, perché l'esercito non ci ha mollato le palazzine, se no ovviamente in quel percorso avremmo anche fatto la valutazione che arriva a compimento dopo credo più di 15 anni, se non ricordo neanche più le date, nel completare il percorso. Beh, questo è già un esito molto importante, però. Cioè qualsiasi punto di vista sulla palazzina ci dice che la palazzina non è il centro del parco, ma è un complemento essenziale però. E anche qui trovare gli equilibri poi in questa funzione non è banale. Essenziale per tanti motivi, ma io ci trovo anche delle conferme che avevo prima, ma ho tratto anche nel fare il mandato di delega sulla gestione dei parchi cittadini. L'attrezzatura principale non è un paradosso, no? È la possibilità di aggregazione non cumulativa, ma di aggregazione. Il tavolo e la panchina sono lo strumento di aggregazione essenziale per un parco che non è più il giardino, ma è il luogo di riferimento della comunità. Ha sostituito la funzione della piazza. In una città moderna il parco sostituisce le funzioni della piazza, che è il luogo di riferimento per chi vuole incontrare le persone. Incontrare le persone però è sempre un'attività molto delicata, perché non può essere coercitiva né forzata, ma deve essere appunto stimolante, facilitatrice di incontri, ma non forzatrice di incontri. Il tema poi, che è dibattuto, ma ci viene consegnato credo in maniera molto interessante come elemento sul quale discutere, delle manifestazioni è altrettanto importante, perché va accaduta poi i servizi igienici piuttosto che la ristorazione, piuttosto che la guardiania, sono tutti legati a che cosa ci si fa lì dentro. E il tema della gestione non è mai separato dal tema della strutturazione, perché è chiaro che a seconda del tipo di attività occorre un certo tipo di presidio, un certo tipo di controllo, un certo tipo di manutenzione, va tutto proprio uno dietro l'altro. A me sembra un po' forzata, anche dagli eventi più recenti, questa dicotomia grande evento, piccolo evento, perché poi l'unità di misura che ci restituisce la collocazione del grande, del medio e del piccolo è a sua volta molto soggettiva. Voi sapete, io ho fatto questa esperienza del Parco Castelli con una modalità, diciamo, di protesta civile, che ha fatto dell'autogestione una sperimentazione che in parte ha funzionato e in parte non ha funzionato. Però
A me resta sempre un dubbio del perché il Parco Castelli, che è statisticamente il parco più frequentato della città, frequentato in termini di quantità, resta il parco più sicuro dal punto di vista della frequentazione, del vandalismo, della sicurezza, anche della microcriminalità, eccetera, eccetera, nonostante sia proprio confinante con la curva nord, che di solito non è una farmacia, insomma. No? Al dire che è chi utilizza il parco che rende sicuro, fruibile e ben gestito, e qui la pubblica amministrazione deve dare gli strumenti per poter far crescere in modo costante questo genere di frequentazione, che non è data mai da controlli polizieschi, anche se ogni tanto qualche multa bisogna darla, ma proprio ogni tanto per lasciare il massimo spazio davvero alla autogestione, che è il massimo della sicurezza e della frequentazione culturalmente significativa. Culturalmente significativo vuol dire non anche qui fare la scala di che cosa è più culturale e cosa è meno culturale. Ci sta dentro tutto, secondo me, in un piazzo, in un parco, nel concetto di piazza. Poi ovviamente anche qui, avendo a che fare con una grande platea, diciamo legata al centro storico, perché questo è il parco del centro storico sostanzialmente, dobbiamo sicuramente non considerarlo uguale agli altri parchi, ma in città ci sono tante tipologie di parchi. A me pare che qui abbiamo elementi con i quali poi, e francamente lo ripeto perché l'ho già detto la mia collega, ma davvero la critica che abbiamo letto oggi, per cui questo percorso di progettazione è un percorso zoppo perché non si è detto quanto si spende, francamente io la rigetto, nel senso che qui si sta facendo esattamente il lavoro di buona amministrazione che determina che cosa fare per spendere bene, perché la nostra storia di questi anni ci consegna 130 fra parchi e giardini, dal 90 ad oggi, cioè dall'occupazione del Parco Castelli, dove c'era un solo parco, che era il Ducos 1, a oggi sono 130. Però vi assicuro che sono stati anche spesi male qualche volta i denari, perché si sono fatte cose che non si sono relazionate con la cittadinanza, sia in termini frequentazione che di gestione che di progettazione. Girandoli i parchi e manutenendoli si vedono gli errori progettuali che fanno conto, diciamo, che la gente utilizza, e si spendono anche centinaia di migliaia di euro inutilmente, e poi si verifica strada facendo che non funziona, anche se magari ci sono delle ottime idee nei progettisti, cioè non critico il progettista, sta di fatto che se non si fa un percorso che mette a confronto, che mette a sistema le aspettative dei cittadini, le volontà dei cittadini che cambiano nel tempo, perché cambiano nel tempo, è chiaro che non si fa buona amministrazione. Noi non siamo più nei tempi in cui si può sperimentare col bilancio di gestione del verde pubblico le possibili utilizzi dei parchi. Dobbiamo essere molto cauti nello spendere bene i soldi e spenderli in funzione esattamente di quello che dicevo. Mi pare che da questo punto di vista, e perché poi la forbice in termini economici e decisionali non è banale, cioè si fa presto a fare 500.000, 2.000.000, 3.000.000, e io francamente a oggi dico possiamo anche pensare a cifre importanti, a condizione che siano cifre che corrispondono a un uso condiviso. Termino con un ragionamento. A me non appassiona davvero la discussione grandi eventi, piccoli eventi, perché torno sempre, scusate l'affezione che è dovuta all'età, al Parco Castelli, voglio dire, lì si fanno eventi e nessuno ha mai criticato questi eventi, anche da 10.000-15.000 presenze in una settimana, e nessuno trova nulla da dire, no, su questo genere di evento, ma perché è la modalità con la quale si costruiscono, si partecipano, si decidono questi eventi, che rendono compatibili, no, un parco urbano che ha una funzione che non è solo quella ricreativa pura,
anche se ci sono un paio di funzioni essenziali. Il fatto di, facciamo la battuta io e Michela, di aver definito la funzione statica una delle più gettonate, io gli ho risposto non è la funzione statica, è la funzione contemplativa. Uno ha bisogno di uscire e di trovare un luogo dove può guardare se stesso e guardare gli altri, che è la cosa più importante. E qui ci sta davvero un'idea di cultura, secondo me, molto interessante, che va dal piccolo al grande, dal alto aulico al meno alto e meno aulico. Se voi andate a vedere che cosa succede nei nostri parchi, succede esattamente questo. Settimana scorsa ho dato una mano a un'iniziativa molto piccola, ma per me molto significativa, di un consiglio di quartiere che ha deciso di fare una piccola libreria, contiene 20 libri di puro scambio, collocata dentro in un parco. Uno ci va, ci regala il libro, se lo prende e se lo riporta. A dire che non è necessario neanche pensare che in un parco cittadino ci stia una biblioteca che ha una sua struttura, un suo regolamento, una sua funzione, che deve avere una certa ampiezza, una certa organizzazione. Il che significa anche che dobbiamo pensare a, come dire, strutturazioni che chiamarle leggere secondo me è banalizzarle, no? Ma flessibili sì, vissute soprattutto. A me piace usare questo termine. Quando una frequentazione è vissuta, cioè partecipata da tanti, e tanti la considerano, come dire, adeguata, è una funzione, è una organizzazione che ci sta. Lo vedremo adesso con questi quattro concerti, se questa cosa qui è compatibile o meno con Campomarte. Io ho la mia opinione, ma non ve la dico. Però subito dopo faremo una riflessione da questo punto di vista, perché eventi più grandi di quelli che si sono organizzati per quest'estate sono già stati fatti in altri parchi e nessuno ha avuto niente a che dire. Certo è che il tema della regolamentazione non può essere un tema specifico di un parco, ci sono alcune regole che devono valere per tutti, a partire ad esempio, e qui un impegno mio personale ma anche dell'amministrazione, che ovviamente chi rompe paga, per cui si possono pensare alcuni eventi che possono avere un certo impatto, ma il tema delle cauzioni, della restituzione e del ripristino all'uso pubblico dopo aver fatto alcune cose è inderogabile. E vi assicuro che non è così scontato che succeda, non è sempre successo, e anche qui però dobbiamo guardarci in faccia, perché a noi vengono le sollecitazioni proprio dall'associazionismo, dire sì c'è la cauzione, però per me fai a meno di escluderla. E anche qui, allora, delle due l'una per davvero, perché i costi manutentivi delle nostre strutture sono costi assolutamente altissimi. Noi siamo passati da 8 milioni a 1,5 milioni nell'arco di 5 anni, con un 30% in più di strutture da mantenere, e non siamo ancora riallineati a un livello manutentivo diciamo accettabile. Dobbiamo fare molta strada da questo punto di vista, per cui quando si chiedono gli sconti occorre sapere che se vengono concessi qualcuno paga, e di solito quando si parla il comune pagano tutti. Ora ci sono cinque interventi, ecco, nell'ordine il primo è il signor Romano Meazzi. Sono brevissimo, non tengo qua nessuno. Io credo che ci sia un fatto importante, e l'ha sottolineato l'assessore Tiboni nella sua introduzione. Scusami, mi di qua? No, non mi piace dare le spalle alla gente, mi dispiace. E, no, l'assessore Tiboni l'ha sottolineato proprio nell'introduzione. Questa è una prima fase, secondo me, ed è importante questa sottolineatura. Perché? Perché oggi l'amministrazione ha in mano una serie di strumenti, forse non tutti, ma una serie di strumenti su cui lavorare. Siccome è stato detto già all'inizio che è l'amministrazione, qui si discute, si parla, si esprimono delle opinioni, all'amministrazione compete decidere, prendere le decisioni nel merito, e gli strumenti ci sono, quindi io mi auguro, contrariamente a un'esperienza precedente di cui ho avuto elementi positivissimi ma
la negatività è che è finita, parlo di quella di Segni sull'acqua, che ci ha fatto lavorare su un pezzo, lo sai Gigi, questa critica l'ho espressa più volte, io mi auguro che questa seconda fase invece venga realizzata per capire qual è l'intento dell'amministrazione. Nel merito, brevissimamente, due piccole osservazioni. Una la colgo dall'intervento dell'assessore Pondra, quando diceva che le panchine, io l'ho messo, tra l'altro Elena mi hai cancellato il mio, io ho mandato un contributo, non lo trovo, non lo vedo, te lo l'ho mandato nei contributi di aiuto. Comunque, siamo umani, andiamo a recuperarlo, ma ce l'ho lì. Però. Sì. E, no, quello di non avere le panchine, e lì se mi fai vedere ancora il disegno che hai fatto vedere la signora prima, lo chiarisco meglio. E le panchine che guardano nel vuoto non mi piacciono, personalmente, l'ho anche detto nel corso dei laboratori. Cioè io preferisco che le panchine si guardino tra di loro, che ci siano delle strutture sul tipo di quello del parco delle Torri Gemelle, dove ci sono i tavoli con attorno, attorno qualche sedia di ferro che non si rovina, con un gazebo senza la grande copertura, la grande struttura, piccole cose dove la gente può parlarsi. E per secondo me questo è molto importante. Un'ultima cosa invece sulla funzione del parco. Tu dicevi Gigi dei grandi e piccoli eventi, no? Io una definizione la faccio perché la, diciamo, ha una sua vocazione Campomarte e basta andarci lì a vedere, non è il Parco Castelli e nemmeno il Parco Tarelli, sono cose diverse, sono parchi che hanno una loro vocazione e una loro funzione diversa. Creare un evento come quello che io non sono contrario che si facciano due concerti all'anno, ho anche polemizzato con coloro che raccoglievano le firme, con i quali ho polemizzato anche per un metodo non, secondo me non corretto, che era quello della partecipazione a questo tavolo invece che la raccolta delle firme, ma questo è un altro discorso. Però il fatto che si facciano due concerti, una, non so, una manifestazione sportiva o quant'altro all'interno del parco, può starci, ma un evento come quello che è stato fatto col coordinamento di AZ, diciamo del Luna Park, che non era la festa dei quartieri, diciamocelo sinceramente, era un Luna Park, è piaciuto qualche, a qualcuno di quelli che hanno partecipato, però ha sconvolto un po' la vita del quartiere. Tieni conto che quel quartiere lì, io ci abito, molti ci abitano per la presenza di fabbriche, di scuole, dell'università, lo popolo per esempio è lì vicino a Santa Giulia, no? Non puoi parcheggiare. Se uno non ha il garage, perché c'è il Vico, c'è il Santo Stacchio, ci sono le due scuole, eccetera, eccetera, non ci sono i parcheggi. Quindi sarà necessario che in quella zona lì vengano messe dappertutto delle cose a pagamento per magari per i residenti pagheranno 100 euro all'anno, non so quello che sarà, per poter utilizzare, per poter mettere la macchina senza fare un paio di chilometri a piedi per tornare a casa, perché questa è la realtà. Allora si creano anche lì parcheggi per i residenti, però questo contrasta con la possibilità di fare un grande evento che porta un impatto molto 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 rilevante, al di là poi del rovinare il tappeto erboso, che è tutto un altro discorso, ci sono le cauzioni, si può vedere, però non è un evento che dura tre giorni, è un evento che ha bisogno di un pre-evento per portare la roba, per far entrare il tir, eccetera, e poi per smontare tutto quanto. Secondo me, forse io do un giudizio, ma questo si è rivelato anche diciamo un elemento fondante di coloro che hanno partecipato all'elaborazione, ai tavoli, questo tipo di evento, non tutti gli eventi, ma questo tipo di evento non è compatibile con la funzione, con la vocazione di questo parco, secondo me. Grazie. Allora, una nota tecnica diciamo per la serata, perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5 interventi,
sono le 7:15, quindi non so, diamoci una regola, diamo non so, 3 minuti, 2 minuti intervento. Vabbè, comunque io volevo fare diciamo una considerazione di metodo generale, a dire assessori, no, e aderenti a questo progetto. Non dimentichiamo che l'obiettivo del progetto era la palazzina. Perché? No, questo va detto in questi termini. Perché? Con un mese e mezzo di tempo e con le risorse che avevamo a disposizione, un progetto complessivo di quel genere, ecco, era un po' minimo impossibile. Dopodiché spazio a tutto il futuro. Insomma, Mara Colonnello. Grazie, sono Colonnello. Io volevo ringraziare per questa progettazione partecipata, però ecco una piccola noticina che forse le ore 17 effettivamente era un orario un po', lo dico senza offesa, ma per pensionati. Infatti molti non sono venuti per questo motivo, per cui secondo me questa cosa qua era un po' da pensare. Ecco, detto questo, io sono convinta, come tutti, che naturalmente il campo sia il cuore di Campo Marte e non certo la palazzina che viene di sostegno con i servizi, ma questo si era capito già nella prima progettazione partecipata, perché progettando il campo, non essendoci ancora la palazzina, però si era anche pensato che cosa fare la palazzina. Per cui grosso modo quello che è stato detto adesso è quello che era stato detto anche allora. Secondo me è stata proprio la progettazione partecipata in questo caso che ha voluto spostare l'attenzione dalla palazzina al Campo Marte. Non so se c'era un obiettivo preciso, spero di no, però voglio dire, è chiaro che il Campo Marte, il campo, cioè la zona fruibile a verde per lo spazio di attività, è la zona, diciamo, cuore, centro, eccetera. Allora, oltre a questo, volevo dire all'assessore Fondra, io lo ringrazio per la sua esposizione. Mi rendo conto che la sua esperienza decennale sicuramente è un'esperienza che viene riconosciuta da tutti, però non sempre, a mio avviso, questo può essere portato da una zona a un'altra zona. Allora, Campo Castello lo frequento anch'io, tanto di cappello, va tutto benissimo, però non credo che Campo Marte sia la stessa cosa. Questo intendo dire che è vicino al centro, noi siamo tutti molto felici, io abito lì, eccetera, però non ha la vocazione ai grandi eventi. Ma non è certo, perché i grandi eventi non portano belle persone, portano belle persone, ne siamo convinti tutti, però il grande evento porta uno scombussolamento a quella che è l'attività normale, perché nel Parco Castelli abbiamo delle zone dedicate, in questo parco non ci sono delle zone dedicate e non si potranno neanche ricavare delle zone dedicate. Tutte le volte sono delle cose estemporanee che stanno male, tutto sommato, portano purtroppo un inquinamento che non è mai solo un inquinamento dell'aria, ma anche un inquinamento acustico ed è un inquinamento visivo. Per cui io spero che non si rifacciano più questi grandi eventi. Non è questione di 1, 2, 3 o 4, per il semplice fatto che quando si conceda uno, perché mai non si può concedere agli altri, e quindi diventerebbero una somma, secondo me, non sopportabile. Quindi io penso che la stragrande maggioranza si sia espressa in questo caso, nonostante nella sintesi pare che coloro che volevano i grandi eventi fossero in una percentuale abbastanza consistente, secondo me non è vero, perché tra le persone che io ho incontrato, parlo, ce n'è solo uno per quanto riguarda quantomeno Luna Park, che era d'accordo su Luna Park, quindi chiedo scusa, ma secondo me non è vero che quella percentuale che avete ricavata voi a me non risulta, ma comunque va bene. Quindi io non sono assolutamente d'accordo neppure con i parcheggi a pagamento, paghiamo già anche l'aria che respiriamo, se dobbiamo pagare, chiedo scusa ma mi sembra che non si senta, vabbè, se dobbiamo pagare anche l'aria e anche il parcheggio, basta, cioè no, per favore, basta pagare. L'ultima nota, io purtroppo ho questo difetto di essere polemica e non riesco a farne meno. È vero che facciamo pagare le persone se rovinano le attività, se rovinano qualcosa, però mi chiedo perché non abbiamo fatto pagare a Luna Park l'occupazione solo pubblico, che magari ci tornava un po' in questo caso per la manutenzione, ma va bene. L'ultimissima cosa, mi sta bene i consigli di quartiere che possono gestire, ma insieme alle associazioni, perché non vorrei che diventasse una cosa troppo politica. Facciamo una cosa anche da libero cittadino. Grazie, scusate se sono stata lunga. Scusi.
Scusi, intanto che passi il microfono, colgo l'occasione per dire che anch'io è la prima volta oggi con voi che vedo queste slide, però forse anche per dare una risposta alla signora che chiedeva prima da dove anche, cioè diciamo se si potesse in qualche modo quantificare, no? Il rispetto al tema gestionale, un'opzione rispetto all'altra. Ecco, tenete presente in realtà che questi istogrammi che Elena ci ha illustrato sono doppi, un conto è quello che è uscito dai questionari e dai questionari è uscito questo quadro rispetto all'attesa sulle attività del parco e invece questo è il quadro che è uscito rispetto nei tavoli rispetto alle attività del parco. Poi bisogna che ci prendiamo tutto il tempo per guardare questi dati con calma, però è evidente effettivamente quello che dice lei, cioè che dal tavolo è emerso che c'è, diciamo così, una sostanziale avversione, tra virgolette, rispetto a Luna Park, piuttosto che ai concerti e ai grandi spettacoli, mentre invece se si parla di grandi eventi si fa riferimento alle manifestazioni sportive piuttosto che feste popolari, religiose o festival. Quindi non c'è contraddizione tra quello che lei sostiene e quello che effettivamente ci ha illustrato Elena. Ecco. Solo per dire che ci dobbiamo prendere tutto il tempo per guardare con calma i dati che sono emersi. Non c'era, non voglio compilare adesso che faccio questa domanda, perché può anche darsi che questo squilibrio su alcune risposte individuali sia dovuto al fatto che alcune persone non c'erano. Allora, continuiamo con il nostro metodo perché semmai poi non è. Giacomo Cusari. Buonasera a tutti. Innanzitutto bisogna ringraziare sicuramente l'opportunità che ci è stata data di fare questa progettazione partecipata. Penso che non sia semplice mettere insieme tante teste e trovare una soluzione che vada bene a tutti. Quindi sicuramente c'è un po' di scontento sia da un lato che dall'altro. Bisogna essere intelligenti e cercare di capire che quello che va bene a uno non va bene all'altro, quindi io personalmente come la signora non preferisco Luna Park anche se sono giovane, tanti invece nel mio quartiere non hanno apprezzato, quindi bisogna tenere in considerazione A e B, non sempre solo una campana. Questo è in tutte le cose che abbiamo appunto fatto durante la progettazione. Io ho partecipato a tutti gli incontri perché comunque sono molto interessato a questo piatto lì da sempre e vorrò abitare lì anche in futuro e penso che il discorso appunto di tutte le cose che sono state dette viene comunque tanto, soprattutto il discorso appunto dell'età, viene sicuramente dato appunto, come diceva anche la signora, dagli orari delle nostre riunioni e quant'altro, però c'è da dire che le cose che sono state dette, appunto, i giovani magari hanno magari differenti idee e differenti cose rispetto magari a una persona di 50-60 anni, quindi la biblioteca va bene, ma io in biblioteca non perché io non ci vada perché non leggo, ma mi informo tramite altri canali. Quindi voglio dire, la biblioteca ha, come diceva anche l'assessore, ha delle limitazioni e delle strutturazioni molto importanti che secondo me non hanno senso in una zona così piccola come la Palazzina. Detto questo, appunto come dicevamo il discorso, adesso non entriamo nel merito di tutto quello che abbiamo fatto durante la partecipazione, dico solo che sicuramente bisogna rimettere insieme quello che c'è già senza costruire niente di nuovo e il discorso di lasciare aperto e gratuito tutto tante volte porta a un abbandono e a una non frequentazione. Quindi, sì, non tutto il parco deve essere privatizzato in nessuna parte, però sicuramente un minimo di cura delle cose devono essere fatte in una certa ottica, questo dicevo. Dopodiché penso che avete fatto un ottimo lavoro, spero che chi deve percepire i dati riesca benissimo anche senza le percentuali e penso che sia stato fatto un ottimo lavoro. Non è vero che le percentuali sono farlocche o quant'altro, penso che le persone che sono venute sanno quello che è stato detto e tutti hanno avuto l'opportunità di parlare quando gli è stata data. Quindi
ottimo lavoro, grazie. Spero che tutto questo sia un... Grazie. Natale Azzini. Buonasera a tutti. Io sono qui come libero cittadino, ma che ha un passato personale di storia all'interno del complesso di Campo Marte. Ringrazio dell'opportunità che mi è stata data, perché pur abitando adesso da pochi mesi nell'Oltremare, sono quel puntino giallo di cui non si capiva bene la provenienza, ho una storia associativa trentennale in città e non lo dico per vanto, i primi grandi eventi in epoca in cui la gestione era rigidamente militare li abbiamo prodotti noi, portando prima di Vicittà e poi Vicincittà in Campo Marte. Per dire che oggi i ragionamenti che stiamo facendo non sono assolutamente fuori luogo, ma hanno una pertinenza e un'attualità stringente, e va dato atto al Comune e agli assessori competenti di aver avuto il coraggio di mettere in primo piano questa discussione. All'Urban Center di avere scelto il metodo della consultazione programmata, 3-4 incontri che alla fine stanno dimostrando di essere il metodo giusto, quello che forse, cari assessori, andrebbe importato anche su altre materie, su altre partite aperte, proprio perché alla fine la partecipazione, la democrazia non è un involucro vuoto, ma è sostanza, è dirimente. Detto questo, e voglio dirlo anche complimenti alla relazione della dottoressa Pivato, perché riuscire a sintetizzare questo lavoro come ha riuscito a farla lei non era assolutamente semplice. Sono state espresse e sintetizzate tante belle idee. Io sono d'accordo sostanzialmente con l'intervento della dottoressa Bettinelli, che li ha richiamati nella loro sostanza gli aspetti principali. Ecco, il rischio è che tutte queste belle idee non trovino coerente attuazione nella forma di gestione che verrà scelta. Attenzione, perché questa è la storia della città che ce lo insegna. È la storia di tante strutture pubbliche che, pur nascendo sotto una idea condivisa, hanno poi trovato un'applicazione sbagliata, proprio perché era sbagliata la forma di gestione. Quello che io allora sottolineo è la forma di gestione mista, cioè dove c'è l'ente pubblico che sostanzialmente indirizza e sceglie i destinatari, le forme di utilizzo, e poi c'è un soggetto privato, ma sottolineo privato sociale, quindi non privato puro, che ragiona solo in un'ottica di tornaconto economico, ma un privato sociale che ha competenze professionali per gestire anche alcune parti dove la competenza professionale è assolutamente indispensabile, necessaria, ma che ha una visione d'insieme di quello che è tenere insieme la società nelle sue diverse articolazioni e aspirazioni. Detto questo, credo che non sarà difficile, attraverso un bando, non so quale, in che forma, scegliere anche il soggetto polivalente, associativo, che deve sommare a tutte le caratteristiche necessarie per essere credibile come soggetto gestore. Grazie. Grazie. Daniela Beatrice vuole riparlare. Grazie, Daniela Beatrice. Io sono una frequentatrice di Campo Marte e adoro le attività statiche o contemplative, e quindi sono abbastanza preoccupata dal discorso dell'assessore, che ha fatto riferimento più volte a questi eventi grandi, medio, piccoli, non c'è differenza, eccetera, eccetera. Ecco, io vorrei chiedere all'assessore di guardare bene le slide, perché lì si vede quantomeno questo piccolo gruppo di cittadini o di associati, le varie associazioni, ha anche pensato che appunto l'attività statica e contemplativa non contempla gli eventi.
Siamo all'ultimo intervento in programma, signora. Manuela Galassi, io abito proprio in via Campomarte 22 e due o tre osservazioni ho da fare. Prima di tutto parlo a nome del Prato. Qui si è parlato, abbiamo parlato tanti, hanno parlato in tanti, ma nessuno mai ha parlato del Prato. Il Prato non ha avuto nessuna considerazione e invece quando si sono fatti grandi eventi sul Prato hanno scorrazzato TIR, hanno scorrazzato tutti in una maniera indecente. Quindi io a nome del Prato, del verde e dell'amore per il verde che ho davanti a casa, io invoco che anche il Prato abbia una voce. Un'altra voce, io da storica, posso dire che Campomarte è storico e quindi mi piacerebbe che in quella palazzina ci fosse un domani proprio chiaro, con dei poster o con delle cose fisse o come verrà deciso, venga insomma in poche parole detto che il Campomarte è storico e che ha 100 e più anni di storia. È inutile continuare a pensare a divertimenti, a rumore, a frastuono, eccetera. Pensiamo anche alla cultura, alla storia, a chi siamo. Se ci dimentichiamo chi siamo stati, non siamo proprio più nessuno. Ecco, io parlo per il Prato e per la storia. Grazie. Bene, adesso prima di passare la parola per una chiusura agli assessori, passo l'ora, della parola a Elena. Sì, mi sono prenotata, sono nella lista numero 7. No, volevo fare una precisazione ancora, già anticipata da Giovanni, e ricordare a tutti che a noi in questo progetto è stato chiesto di ragionare sulla palazzina, non perché fosse l'ombelico del mondo, ma perché era stata appena acquisita nella proprietà comunale. Il titolo che abbiamo dato al progetto è Un cuore per Marte, non il cuore di Marte. È diverso, ci abbiamo pensato bene, abbiamo immaginato che Campo Marte è un organismo, è vero, forse non esistono gli organismi con più cuori, ma volevamo intendere una cosa che lo facesse funzionare, non necessariamente centrale. Nessuno ha voluto dire o immaginare che diventava il centro, l'unica cosa. Ecco. Ci è stato chiesto però di rispondere a questa domanda, quali funzioni per la palazzina, e noi abbiamo lavorato su questo. Poi avevamo entusiasmo, abbiamo capito che non poteva essa prescindere da tutto l'insieme e abbiamo ragionato anche sull'insieme, ma per quanto ci riguarda l'obiettivo datoci dai nostri assessori è stato raggiunto, perché noi le funzioni della palazzina le abbiamo individuate in un modo abbastanza convergente, abbastanza chiaro, e quindi noi siamo soddisfatti di questo lavoro e sul Campo Marte lavoreremo ancora. Solo un grazie a tutti e un impegno a questo punto sicuramente perlomeno a replicare il racconto, la presentazione, e poi invece in realtà vedremo se poi diciamo dalle riflessioni magari durante quest'estate uscirà dell'altro per arricchire ulteriormente le nostre considerazioni, però ecco, senz'altro un impegno a venire magari più sul posto in un orario che riesca ad intercettare più persone, per cui l'impegno, e chiedo ai consigli di quartiere di farsi promotori di questo, organizziamo una serata per raccontare alla città in un dopo cena, quindi cercando di intercettare più persone, che cosa è emerso dal percorso. Magari al parco, se ci sarà ancora bel tempo, se riusciamo magari a farlo ai primi di settembre, va bene. Grazie a tutti. Era buona l'occasione nel parlare della palazzina
perché tutti sapevamo che eravamo qui per parlare di quello, ovvio che è venuto fuori spontaneo dire guardate che mancano le panchine, non ci sono i servizi igienici, ma cioè non è che sono, era logico, non perché noi pensiamo che la palazzina non è importante, ma è logico che un parco che c'è va completato con poca spesa e con molta semplicità, perché nessuno deve proporre di spendere chissà che cifre. Per la palazzina quello che ci sarà, secondo me non sarebbe pensato a 5 euro per voi, perché la parte visitata è un scusate, io mi alzo piccolo, ma ci chiamo piedi. Due parole soltanto, ma veloce. Direi che la sintesi di tutto questo discorso sta in quella zona, che avete lo Stato. Lì vedete il castello che è la storia, vedete il prato verde che è il prato verde, vedete il ragazzo che stende un panno per distendersi, ma vedete soprattutto quella signora, quella lì è una signora anziana di 90 anni, non so chi la conosce, è una donna straordinaria, la quale da me intervistata mi disse, qualche mese c'era fatto, mi disse, io mi porto la seggiola da casa, mi siedo nel campo, sto lì e mi bevo, mi passo le giornate di sole. Ma perché porta la seggiola? Non ci sono le panchine. Qui ho tutto. Ma è una donna simpaticissima, ha 92-93 anni, e tutti gli anni lei passa le sue serate estive lì. Io sono rimasta colpita da lei.